Buonasera, e mentre incalza questa musica in sottofondo leggermente creepy, vi do il benvenuto in questo nuovo video su Coromon. Io sono sempre Glacialosphere e vi invito subito a lasciare un bel mi piace, come sempre, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo Coromon, iscrivervi al canale, ovviamente per non perdervi le prossime puntate, e condividere questo video a coloro a cui potrebbe piacere questo videogioco che magari non lo conoscono ancora. Eravamo appena arrivati a Pouguri nella scorsa puntata e dalla scorsa non ho fatto nulla, sono ripartito esattamente da dove ci eravamo lasciati. Infatti abbiamo la squadra mezza morta, potremmo dare dei frutti ai nostri Coromon, così che possono mangiarseli come un bel frutto giuba. Diamolo ad Aroara. E a Digimon potremmo darlo, oppure vediamo se riusciamo prima di tutto a curarci, perché dovremmo essere arrivati a Pouguri. Non riesco a raggiungerlo. Non possiamo prendere quella cesta. E dobbiamo soprattutto trovare Hugh, che a quanto pare è stato rapito da dei fantasmi. Ok, questa cosa è molto interessante. Ovest, ovvero da dove siamo arrivati, Pluvio Palude. Eh sì. Est, Poguri. Andiamo a est. Diamo un'occhiata se ci sono degli strumenti nascosti in giro, come al solito, eh. Carina questa città, comunque molto spettrale. Sì, poi mi viene in mente l'Abandonia di Pokémon, che è praticamente una città come le altre, ma dettagli. Un Purghir. Qui c'è uno strumento. Oro 600, niente male. Ok, qui nulla. Questo cos'è? Centro scultura locale. Esploriamolo dopo, prima vorrei andare al centro addestratori. Per curare i miei Coromon. Eccoci qui. Sì. Tra l'altro anche i vari infermieri sono tutti diversi. Non c'è l'infermiera gioia che è uguale per tutti, no? Come in Pokémon. Salve Kaden. Da quando ho abbassato la velocità del mio Purghi, la vita è una pacchia. Meno punti significano meno problemi. Non ha alcun senso. Ashton ha fatto un ottimo lavoro a creare il resettatore di sopra. Persino noi anziani riusciamo a usarlo. Resettatore? Butterbee, stiamo parlando. Stiamo parlando di te, che devo resettare i tuoi punti dato che li ho messi tutti sull'attacco speciale e non impari mezzo attacco speciale. Spinner sorpresa. Salve Swurmy. Questo Swurmy sembra desiderare delle carezze. Accarezziamolo. Sembra tra l'altro uno Swurmy perfetto. Benvenuti nel menu interattivo del resettatore morbido. Del soft reset, praticamente. Ti preghiamo di offrire un Coromon per il ripristino. Mettiamo Butterbeat. Ok, costa 3.500 però. E io gli ho aumentato la difesa, cioè la difesa dell'attacco speciale passerebbe a 41. La difesa fisica così, la velocità così e i punti esperienza. Ma in realtà comunque, cioè boh, spendere 3.500 per Butterbeat, che tanto la prima occasione lo lasciano giù, non mi sembra il caso. Oh cielo, ho già clienti? Ho appena connesso tutto. Beh, in questa città le notizie viaggiano rapide. Sono sempre gli anziani a pettegolare, non spettegolare, ok? Immagino che vorrai creare una nuova build di Coromon per la tua squadra. Beh, il resettatore duro dietro di me è ciò che fa al caso tuo. Resettatore duro? Esatto, la macchina che segue il resettatore morbido sulla sinistra. Il resettatore morbido ha fatto un ottimo lavoro, ma non riusciva a ridistribuire punti potenziali guadagnati prima che il Coromon fosse catturato. Questa bellezza qui invece è diversa. Il resettatore duro è la creme della creme per gestire i punti potenziale Coromon. Intendiamoci, non è altrettanto efficiente in termini di energia, quindi ho dovuto adeguare un pochino il prezzo. Ma sono sicuro che questo non sia un problema per i veri perfezionisti e strateghi. Sembra una macchina utile. Sì, vado piuttosto fiero delle mie invenzioni. Se avessi avuto questa tecnologia quando ero giovane, oh cavoli, avrei potuto essere il migliore ricercatore duellante di tutta la regione di Velua. Piange al ricordo. Beh, purtroppo non è stato così. Quindi ora la mia missione è spianare la strada per i futuri campioni, come te. I resettatori sono entrambi self-service, quindi non indugiare. Ridistribuisci quei punti potenziali ogni volta che vuoi. Ok, lui si è spostato. Quanto costa questo? Vediamo, eh. Tipo, buttiamo dentro Butterbeat a caso, vediamo quanto costa. Ah, 6.000. E lui si era preso un punto in PS prima di arrivare da noi, vabbè, ma sti cavoli.
non mi interessa questa cosa, anche perché Butterbeat non vale 3500 oro. Cioè, ce lo teniamo perché ce lo teniamo, ma sti cavoli. Ok. Non ci sono strumenti invisibili nei centri Pokémon, vero? O meglio, nei centri addestratori. È sempre una controllata veloce, ma non dovrebbero esserci in teoria. Ok. Continuiamo a esplorare Powbury, che sono molto curioso di questa città spettrale. Sentite anche la musica. Tra l'altro c'è dell'erba alta. Vediamo un po' nel mondo quanti Pokémon abbiamo preso nella palude. Quanti Cormon? Ce ne mancano tre. E questo da catturare, che vabbè, è l'evoluzione di Taddle, quindi i dettagli. Questa potrebbe essere la sua evoluzione. Lui è? Ah, ora ho capito. Questa è l'evoluzione di Lumon. Ok. Abbiamo forse anche l'evoluzione di Ghostlime, che non abbiamo trovato. E un altro Cormon. Sicuramente magari qualcuno lo troveremo nell'acqua. Tu cosa stai facendo? Io sto perdendo la testa? Questa statua sembra muoversi seguendo uno strano schema, come se stesse scrivendo delle lettere nell'aria. Vediamo, credo che dica... Ai? Aiuto? Questi spettri comunicano in modi misteriosi. Oddio. Oddio. Nell'erba alta di questa città cosa che potremmo trovare? Purghidi, lui? Vedremo, eh. Nel frattempo esploriamo. Sono stufo! Ogni giorno sempre più cose iniziano a muoversi di testa propria. Già ieri andava male quando mia moglie ha iniziato a levitare. Ma oggi è anche peggio. Devo passare gli anni della mia pensione a essere infestato da spiriti che rubano i vasi? Incazzato! Infatti non possiamo usarli. Ok, quindi probabilmente noi dovremmo liberare la città. Scusate, dall'infestazione. E così facendo potremo poi usare tutte queste cose. Questo negozio vende un cibo esclusivo chiamato Purghi Nibbles. Ma le confezioni sono un po' poco chiare. Nessuno mi dice esattamente quanti stuzzichini dovrei dare al mio Purghi. Questo negozio dovrebbe davvero imparare come commercializzare i suoi prodotti. È probabile che qualcuno usi la dose sbagliata. Vabbè, chi se ne frega. Allora un Purghi sulla cassa. Compriamo oggetti, va. Allora. Delle cure non farebbero male, della verità. Allora. Vabbè, la quantità di PS è... Tecnicamente conviene comprare torte PS small, no? Scusate, 250. Prendiamo due, sono 40 PS a 500. Questi sono 70 PS, 50 PS a 700. Quindi per delle cure fuori dalla battaglia conviene comprare torte PS small. O addirittura combo, no, beh, combo. Combo può essere utile per, soprattutto per il sovraccarico di 5 PE. Che non è male. Queste non mi interessano. Queste nemmeno. Frammento di Fenice questo vende, attenzione. In teoria dovrebbero vendere tutti perché si aggiornano i cataloghi. Compriamo un bel po' di roba, va. Spinner argentato, spinner spettro. Disco repellente, questo potrebbe essere utile. Sono pietre. Può attirare Cormon feriti se tenuto dal primo Cormon in squadra. Però il disco repellente noi dobbiamo già avercelo, no? O non ce l'abbiamo? Essenza repellente. Allontana i Cormon più deboli dal leader della tua squadra per 3 minuti. Che però è inutile da prendere se noi prendiamo il disco repellente. No? Ora, voglio vedere se ce l'ho. Scusatemi un secondo. Io ho il disco repellente, ce l'ho? Utilizzabili. Non è qui, vero? Chip XP. Questo gettone Gauntlet aumenta l'esperienza per 10 minuti, ok. Questo chip del guanto registra e memorizza ogni tua azione, ok. Palla di neve, crepuscolo fittizio. Posizione da sumo. Beh, queste immagini sono tutte mosse che aumentano qualcosa, quindi niente di particolare. Che aumentano mosse di stat, cioè che aumentano le statistiche. Allora, lettore del potenziale, questi ce l'abbiamo, funghi. Dovremmo avere abbastanza funghi, no? In teoria, per la signora Velma. Cosa chiedeva la signora Velma? Andiamo a vedere. E in caso poi ci teletrasportiamo anche lì e facciamo la missione. Nel telefono. Questo ha un opuscolo dei funghi, ok. Qui ci sono i libri di Jebediah.
del quiz di Jebediah. Allora, no, non era nel... Errore mio, era nel diario, non era nel cellulare per la missione. Allora, fungo piccante ce l'abbiamo, frutto ber ce l'abbiamo, fungo zen ce l'abbiamo, fungo sinistro dovremmo avercelo, in teoria. Fungo sinistro ce l'abbiamo, però. Oggetti utilizzabili. No, non utilizzabili qui. Fungo sinistro 8, sì. Fungo piccante, fungo zen, fungus e frutto ber dovremmo avercelo. Dovrebbe essere quello dell'esperienza, vero? Sì, frutto ber. Ne abbiamo ottenuto proprio uno. Perfetto. Beh, in caso erano piantati, quindi bastava andare a prendere. Allora, abbiamo un bel po' di spinner. Però sto ponderando di fare una bella shoppata qua, eh. Perché la pietra non dovremmo avercela. Altro, non è qui la pietra, vero? Punto. Strumenti base. La pietra non ce l'abbiamo, quindi facciamo una bella shoppata, va. Compriamo di tutto. Compriamo un bordello di roba. Torta PS a volontà. Spendiamo una marea, perché così almeno avremo delle cure abbastanza easy da dare, e sono quelle più efficienti da quello che ho visto. Quindi prendiamone, beh, magari 60 un po' troppo, 50. Poi prendiamo qualche spinner, che fa sempre comodo. Prendiamone 10 di questi. Qualche spinner spettro, così, giusto per gradire. Un po' di spinner argentati, 3. Vanno più che bene. Il disco repellente, compra. Il disco paura. Conta. Poi, le essenze no. Purri Nibbles, cibo nutrizionale extra per il tuo Purghi. Questo è strano che lo vendano, quindi io ne prendo uno che è per averlo. Qui abbiamo poi anche le mosse istantanee. Assorbimento, concentrazione, sopportazione, visione spaventosa. Assorbimento potrebbe non essere male. Ma sti cavoli. Possiamo anche non prenderlo. E poi qui abbiamo le torte. Ok. Possiamo spendere magari anche per delle torte combo? No, le torte combo non mi interessano. Ok, fatto. Ora mi chiederà il coupon, sì, e noi usiamo quello da 50%. Vai. Ora siamo tipo full tutto. Perfetto, abbiamo speso l'ira di Dio. Ma va bene così. Allora, non possiamo andare di qui, vero? Non si esce, perfetto. A questo punto manca da esplorare questa centro scultura locale. Salve. La struttura è molto simile a quella della biblioteca. Però abbiamo uno strumento, un frutto unico. Ok. Ehi, ci sei? La stai proprio ammirando quella pietra, eh? Cosa? Oh, mi sto solo concentrando, cerco di visualizzare il risultato finale. Le curve, gli angoli, non mi accontenterò di niente meno che la perfezione, addirittura. Ma mi servirebbe aiuto per raggiungere questo obiettivo, se non ti dispiace. Conosci la maestosa creatura chiamata Svurmi? Certo. Io ho un programma di Mortal Arla in un bellissimo viso. Sarebbe troppo maleducato chiederti di... Vuoi che ne trovi uno che posi per te? Svurmi per sempre. Sì, allora siamo in sintonia. Svurmi per sempre, sicuro. Sei troppo gentile. Ok, devo solamente prendere uno Svurmi. Sa, facile, ne abbiamo già catturati. Ce l'abbiamo. Allora, diamo un'occhiata se abbiamo altri strumenti invisibili da prendere qui. No, perfetto. Facciamo questa missione secondaria, allora. Prendiamo gli Svurmi. Facciamoglielo vedere. Eccoci qui. Petira Cormon. Svurmi. Magari qualcuno di un po' più forte. Non c'era lo Svurmi più forte che avevamo noi? O si era evoluto? No, questo è Buzzi. Buzzi, meglio. C'erano Svurmi a livello 12, o sbaglio? Che avevamo? Dov'è finito? Scomparso. Ah no, questo è il livello 13 che avevo visto standard 4, pensavo fosse il livello. Sono stupido. No, no, sono Mario, non mi interessa.
Allora, okay, la gestione del box non è fatta benissimo. È una delle poche cose in cui Pokémon è meglio. Certo, in cui Pokémon è stato meglio dopo tipo 15 anni. Vabbè, no, diciamo così, dopo 7 anni, dalla terza generazione in poi, Pokémon è meglio di questa cosa qui. Scambia. Allora, vabbè, lasciamo giù Butterbeat un attimo. Ok, facciamoli vedere Svurmi a quel tipo. Vai. Salve, ti ho portato uno Svurmi. Hai trovato una Svurmi così che possa immortalare la sua bellezza? Ah, una Svurmi? Boh, va bene. Sì, questa è la creatura che desidera la mia musa. Ora posso cominciare davvero. Ti dispiace stare in piedi lì e tenere questo per me mentre lavoro? Ma come? Oh cielo, che stile. Ottimo, iniziamo subito, non ti muovere. Un braccio addormentato dopo, ok. Non posso ringraziarti abbastanza. Questa è l'opera d'arte più importante che io abbia mai creato, e forse che sia mai stata creata. Ecco, prendi. Però nota che non è una pietra comune, è troppo dura per la scultura, ma sembra che troverai modo di usarla. Ametio, evocato crepuscolo dura 3 round in più. Buono. Da dare a Lunar Papa un Pokémon di tipo spettro quando sarebbe pronto a combattere. Ok, depositiamo di nuovo Swarmy. Cioè, ritiriamo a questo punto direttamente Butterbeat. Eccolo qui. Seleziona. Scambia. E lasciamo due Swarmy. Ok. Continuiamo l'esplorazione di questa città, che ho visto che si può andare anche più in su. Qui e abbiamo fatto una cesta essenza piccante, va bene. Strumenti invisibili qui, no. E qui invece nada. Abbiamo un altro edificio particolare, Hyperloop Paugori. Ok, diamo un'occhiata, vediamo cos'è. Ti prego, dimmi, lo spirito che infestava questo edificio se n'è andato? Aspetta, c'è davvero qualcuno dietro di me? Sei... No, io non guardo, vattene via, orribile spirito. Ma scusa, ma... Ok, qui dobbiamo prima scacciare via gli spiriti, molto probabilmente. Qui però c'è uno strumento, frutto sopo. Qui dobbiamo fare la missione della città, diciamo prima, la missione di Yug. Per andarlo a prendere. E qui c'è il maniero in cui ci sarebbe la moglie di Yuga, ma prima vorrei andare a fare la missione di Velma. Quindi dobbiamo tornare alla ricerca e sviluppo, che è qui nel parco radioso. Il modo più veloce per arrivarci dovrebbe essere questo, alla campus della Luxolis. Il modo più veloce per arrivarci, ovvero senza Pokémon selvatici, senza passare per forza nell'erba alta, dovrebbe essere di qua. Vamos. Andiamo a fare anche questa missione, che potrebbe darci degli strumenti, cioè un'essenza molto interessante. Ok. Ora cerchiamo Velma. È lei? Sì. Sento un odore leggermente disgustoso. Sono i funghi. Ah, gli ingredienti che ho richiesto. Sì, questi dovrebbero essere sufficienti. Ok, ce li toglie automaticamente dall'inventario. È super disgustoso, ma dovrò schiacciare, schiacciare, schiacciare. Bash, bash, bash. Smash, smash, smash. Ora non resta che versare questa disgustosa polpa nel modulo e voilà. Ne sei sicura? Il potere della scienza è assolutamente incredibile, non è vero? Questo è il modulo Aroma. Come promesso, avrei l'onore di testarlo sul campo in anteprima. Ok, modulo Aroma installato. Il modulo Aroma ti darà la possibilità di incontrare Coromon di livello superiore al normale. In particolare 4-6 livelli superiori rispetto a quelli che vedresti normalmente in natura. E anche meglio rispetto a quello che l'essenza proteica potrebbe fare. Basta camminare in un prato e attivare il modulo. I Coromon selvaggi non saranno in grado di resisterti. Se le cose funzionano, possiamo iniziare a produrre in serie questi piccolini per il mondo.
Spero che attiri un sacco di cormoranti forti. Terrò d'occhio quei deliziosi dati che continui a darmi. Ok. Non riesco a prendere quella cesta. Ma questo cosa sta facendo? Vabbè. Comunque, abbiamo anche questo nuovo modulo. Ok. Che può essere utile per allenarsi nell'erba alta. E lei dice che però attira Pokémon, o meglio, attira Coromon di livello più alto, ma non dice anche di potenziale più alto. Io vorrei capire se questa cosa, appunto, è magari una cosa che si è persa nella localizzazione, oppure se è solamente il livello più alto, perché in quel caso è una cosa un po' diversa. Ok. A Poburi abbiamo altre cose, altri Coromon che possiamo trovare, tra l'altro, in quell'erba alta. Ce ne sono davvero tanti comunque. E siamo solamente alla seconda città. E vorrei farvi ricordare la seconda città di Pokémon. Quanti Pokémon diversi si erano incontrati fino a quel momento. Non contando le evoluzioni, eh. Qui non si trova niente. Ah sì, ok. Oh, l'evoluzione di Purghie. Allora. Tiriamolo giù. Potremmo catturarlo, a dire la verità. Facciamo una palla di neve. Se resiste lo catturiamo. Ok, lo catturiamo. Ma prima eliminiamo i due purghe. Vai, altro Purghi che se ne va. Lunar Wolf a 24, ottimo. Ed ora oggetti. Spinner Spettro, vai, catturalo. Preso. Diamo un'occhiata al sommario. È standard 9, niente di che. Comune. Confusione, artigli ferini. Concentrazione, premonizione. Vediamo cos'è questa premonizione. Potenza 125. Il Coromon ha la premonizione di un potente attacco. Infligge ingenti danni 2 round dopo l'utilizzo di questa mossa. È divinazione, praticamente. Abilità, ritiro tattico, ok. Sì, glielo tengo, Ginx. No, gli do un soprannome e lo invio al deposito. Aroara al 28. E Lunar Wolf ha risvegliato il suo potenziale. Attacco, velocità, PE. Vai. A questo punto, guarda. Andiamo a curarci e poi andiamo al maniero direttamente. Tanto un Coromon nuovo l'abbiamo già trovato in questa città, quindi sono più che soddisfatto. Perfetto, e quasi quasi potrei mettere davanti il nostro nuovo Lunar Wolf, che non è male, eh? Tipo spettro, può fare la sua porca figura. Andiamo al maniero. Il mio Purghi è chiuso dentro, sono sicuro che si stia chiedendo dove sono. Cosa faccio? È già passata l'ora della sua pappa. Oh, spero che Dorette trovi il modo di entrare, e rapidamente. Ok. Non possiamo entrare perché qui c'è quella cosa che lo blocca. Come faccio a prendere quello? Eccolo Purghi. È lui che è rimasto chiuso dentro? Ma non può volare via, scusami. Va bene. Ah, qui abbiamo. Ah, le candele che possono essere spente. Boh, va bene. Poburi era un bel posto. Un posto tranquillo. Ma quei maledetti sacerdoti al tempio, non mi fido di loro neanche un po'. Devono essere stati loro a causare tutto questo chiasso, tutto questo casino.
Quindi non posso entrare nemmeno qui. Ho spento le candele, però. Qualcosa dovrà pur servire, credo. Andiamo da quest'altra parte. Wow, questa statua ha quasi 2 secoli. Ok. Da quando mia moglie ci ha lasciati, io vengo sempre qui al cimitero a riflettere sulle domande esistenziali della vita. Le anime umane rinascono nel regno di Mesker come le anime dei Coromon? Se è così, allora mia moglie potrebbe essere nuovamente una bambina spensierata. Io spero che sia così. Mi piace pensare che il ciclo vitale continui all'infinito. Ok. Vorrei andare a prendere quello strumentino là, però. Spinner curativo. Ora però, c'è un po' strano, perché non capisco dove si debba andare. Faccio così per vedere eventuali strumenti nascosti nelle tombe. Che è un po' di cattivo gusto, però. Ok. Questa tomba qui è scura, però. Non è che posso spingerla, magari? No, ho usato il coso sbagliato. No. Volevo mettermi la spinta. Ecco. No, non serve a niente quella spinta. Posso magari spegnere questo lampione? No. Posso spingerlo? Nemmeno. Ma non posso interagire. Nemmeno. Ah, non ho visto l'entrata lì. Ok. Entrata sotterranea. Qui abbiamo uno spinner dorato. Purghi, ok. Che bello il suo verso però, molto rilassante. Purghi. Orologio. Ecco la dorette finalmente. Sedia. Statua di un giovane. Oh cielo, ma tu non sei Glacial? Sei già qui? Mio marito Hugh non vedeva l'ora di incontrarti oggi, finché, beh, probabilmente avrei saputo che è sparito. È svanito proprio in questa stanza. Hugh era deciso a scoprire la causa dell'ultima serie di infestazioni. Hai visto gli oggetti che fluttuano in aria per tutta la città, vero? Stamattina Hugh li ha usati per arrivare alla fonte di un'energia potente, cioè qui in questa stanza. Ma l'energia che scorre in questa cantina è molto più strana di quegli oggetti là fuori. Vieni, voglio mostrarti cosa abbiamo scoperto. Gli oggetti in questa stanza sembrano sparire e riapparire a caso. Come questa mattonella di fronte a me. Ti assicuro che non era qui prima di oggi. E se la calpesti, beh, ti fa fare un viaggio. Così. Quando ti sveglierai ti sembrerà che nulla sia cambiato, ma non farti ingannare. Una sedia sparita, una statua fuori posto. Questi dettagli saranno diversi. Ciascun oggetto nella stanza avrà sopra delle incisioni che indicano una determinata direzione. Quando ho seguito l'oggetto che era fuori posto, mi sono ritrovata in un'altra stanza con ancora più cose spostate. Mio marito deve essere rimasto bloccato in questa misteriosa sequenza di stanze. Io sono un po' più vecchia, ho una memoria peggiore della sua. Continuo a cercare di memorizzare gli oggetti. Posso provarci io? Quindi devo seguire le direzioni scritte sugli oggetti che sono fuori posto? Esatto, sì. Sarebbe molto carino da parte tua. Ti prego, recupera Hugh. Tutti noi di Pauperi siamo preoccupatissimi. Ok. Quindi si va con l'indovinello. Si va con il rompicapo. Allora, abbiamo 2 sedie qui, però sono distanti dal tavolo. Abbiamo un tavolo, una sedia che invece è accostata al tavolo, un divano, un tappeto, questo coso qui di vetro, questo purugli. Che però è vivente, quindi non penso che si sposti. Orologio, sedia, barile, libreria, statua di ragazza, statua di ragazzo. Ok, e quadro lì dietro. Vai. A scompare proprio. Ok, il divano. Destra mi dice, quindi devo andare di qua. Ok. Questa statua dovrebbe essere di ragazza, quindi c'è su. Qui non sembra essere cambiato nulla, sbaglio.
Le sedie sono a posto. Questo è stato spostato, magari. Il divano è a posto. Questo forse è stato spostato. Di poco, ma è stato spostato. Oppure il quadro. Forse il quadro. Cacchio. Mi sa il quadro. E mi butto sul quadro. Sinistra. Ok, no, il quadro non era giusto. Era questo allora. No, lei è ancora qui. Avrei dovuto tirare fuori uno di quei moderni telefoni con la fotocamera. Mettere a confronto le foto sarebbe molto più facile che dover memorizzare tutto. Vabbè, non vale così, scusami. Ma cos'è che era cambiato allora prima? Perché a me sembra tutto uguale adesso, eh? Purugli non c'è, beh, Purugli non c'è mai. L'orologio, la sedia lì. A me non sembrava cambiato niente, sinceramente. Rifacciamolo, dai. Ok, divano. Ah, è sempre la stessa cosa? Se è sempre la stessa cosa è più facile, eh. Ora è il ragazzo. Sì. Tu. Però adesso vediamo cosa cambia davvero. Io non capisco, cioè non c'è una cosa che cambia qui, scusami. Anche perché questi non sono oggetti. Questo lo conto come oggetto, il tavolo, ma... Ah, forse il bicchiere si è spostato? Il bicchiere sul tavolo? Boh, proviamo ad andare giù a questo punto, vediamo se è giusto. No, non era giusto. Rifacciamolo. A quel punto lì si va di forza bruta, ovvero probabilità. Tanto abbiamo divano. Che ci dice destra. Poi, se non sbaglio, ragazza che ci dice su. O meglio, ragazzo che ci dice su. Poi, non è giù, lo sappiamo. L'altra volta avevamo fatto quadro e si era andata a sinistra e non è nemmeno sinistra. Sarà su? Proviamo a vedere. Se no a destra. Ok, era su, perfetto. E a questo punto... Io continuo a non capire cosa cambia. Ah, il quadro, qua, ok, qua è il quadro, ok, destra. Qui... Qui non... Ah, la libreria, ok, è vuota. Giù. Forse... Ah, era l'orologio prima, l'orologio era fermo. Ok, l'ho capito ora. Perché cambia anche proprio... qui adesso è pieno, infatti. Sinistra. Ok, non sono solo oggetti che appaiono e scompaiono, ma cambiano proprio anche. Qui sopra questo è cambiato. Su. Oh, siamo arrivati alla fine, meraviglioso. Meraviglioso, sì. Un essere umano che possiede un'anima forte. Un essere umano che ha risposto alla nostra chiamata di aiuto. Sono le statue che parlano. Chi era quella persona? C'è qualcuno laggiù? La mia pietra di accesso. Cerco un individuo degno per prendere la mia pietra su... Ma anche i miei poteri. Non possono raggiungere molteplici regni dell'esistenza. Avvicinati. Non la carne e il sangue che tu... No, ma la tua essenza che può raggiungere il regno. Il regno conosciuto come intermezzo. Ok. Ah, siamo... Ora siamo un'essenza, praticamente. Ok. Possiamo parlare a noi stessi? Mi vedo, ma sono un fantasma. Dobbiamo andare su, immagino, ora, no? Posso interagire con gli oggetti? No, giustamente sono un fantasma. La mia anima, questa forma, brama la pace. Ruptius sarà l'altro, il prossimo titano? Fin quando qualcuno non mi dona la pace, io non avrò riposo. Va bene, ma... Quindi? Salve.
Posso parlarti? Ok. Dorette, mi senti? Mi sente qualcuno? Strano. Qui c'è qualcosa che posso fare, con cui posso interagire? Posso andare quassù? Qui c'è un'altra anima. No, non dovrei neanche essere qui. È tutto sbagliato. Questo regno mi sta risucchiando la via e la vita. E Kuzira è il nostro. Cioè, non sarebbe il nostro, ma il nostro è voluto. È interessante questa cosa, eh? Dell'intermezzo di questo regno particolare. Di qua si può andare, sì. Bitty Bolt, voglio solo che mi si veda. Perché gli umani non possono più vedermi? È inaccettabile. Non è che sono Pokémon Coromon morti questi? Che non si sono ancora resi conto di essere morti? No, signore. Questa stanza è troppo fredda. La prego, chiuda alla fine. Cosa? Brr, che freddo. Perché siamo entrati noi che siamo un fantasma, quindi fa freddo. Ok. Dovrei andare giù. Ah, lì si può andare giù. Ok, qua. Salve. Magminus, secondo i miei calcoli, dovevo reincarnarmi 3 giorni fa. C'è qualcosa che non va. Che è interessante questa cosa, eh? Una cacca? Hai trovato pietra di Mesker. Anime di Coromon che non riescono a riposare, a trapassare. Non è questo il posto per anime disperate piene di un dolore immenso. Ma il regno di Mesker, il posto che dispetta, è pieno. In che senso, scusa? Questa pietra, conosciuta nella tua realtà come pietra di Mesker, è questa pietra che ti porterà al regno che trabocca di anime. Ci serve una mente umana decisa, che sappia radunare le anime perse. Trovami, aiutami, e aiuta te stesso. Questi due che ci stanno. Cosa stai facendo? Panino? Fermati. Tesoro, sono ore che sei in uno stato di stordimento. Abbiamo provato a svegliarti, ma non funziona niente. Ti senti a posto? Quel posto in cui mi trovavo era un fantasma e... Glacial, calmati. È probabile che sia stato solo un brutto sogno. Ad ogni modo, sono successe un sacco di cose mentre tu dormivi. I fantasmi in questa cantina sembra che finalmente si siano stancati di infastidirci. Spero che ora stiano infestando il monastero e dando fastidio a quegli antipatici sacerdoti. Ok. A proposito, quasi dimenticavo. Rigel mi ha mandato qui a cercarti. Devo entrare nel monastero. Ha detto che tu hai la chiave? In effetti ho la chiave del cancello, ma prima che te la dia, devi promettermi una cosa. Non tergiversare, Yuga, quei sacerdoti là sono svitati. Tu credi nell'atto di evocare gli spiriti? Beh, loro sì. Non fanno altro tutto il giorno. Deve essere così che sono cominciate le infestazioni di fantasmi. Quindi se ci vai, chiudi a chiave il cancello dietro di te. Assicurati che nessuno di loro ritorni in città. Chiuderò il cancello dietro di me, lo prometto. Grazie. Chiave del cancello. Il monastero si trova a ovest di questo maniero. Ti prego, fai attenzione e non far passare nessuno da quel cancello, eccetto te. Ok, abbiamo anche uno strumento qui, dove c'era Purugli prima, spinner curativo, va bene. Ah, possiamo visitare il maniero ora. Il loro maniero. Frutto d'uria. Possiamo fottere un botto di roba. Immagino. Essenza tossica. Oh, sono così felice. Ah, Alfredo, tra l'altro, maggiordomo. Chiara citazione. Sono felice che abbia trovato Yug. Dorette si sarebbe disperata senza di lui. Diamo un'occhiata, se troviamo altri strumenti nascosti. Qui c'è un bicchiere che vola. Bene, torta difesa fisica. Una pianta. Questo frutto pomo è stato appena piantato, ok. E finalmente qualcuno che usa i propri vasi, posso lasciarli marcire. Questa sì che è arte, ma è una donna. È una donna nuda, o sbaglio? È una donna in bikini questa, dai, sicuro.
Eccolo qualcosa qui. Sì, spinner. È un botto di statue. Ah, torta PS. E abbiamo Doretta. Ancora ricordo quando abbiamo commissionato questo dipinto. Era una calda sera d'estate. Oh, che faccia ha fatto Hugo quando un uccellino si è posato sulla mia nuda te... Eh? Oh, ma che sto facendo? Nessuno vuole ascoltare le mie divagazioni. Sono solo contenta che i fantasmi non abbiano fatto del male al mio amato. Ok. Altro strumento, tortapiè. Possiamo ora andare al piano superiore ad esplorare. L'orologio lì ci indica l'ora, quindi non è uno strumento nascosto. Mentre qui ne abbiamo forse uno. Qui abbiamo uno strumento visibile, in realtà non nascosto. Cappello a cilindro, ok. È parecchio tempo che io e la mia cara Doretto cerchiamo di riportare questa città alla normalità. Siamo sempre stati al nostro meglio, facendo gioco di squadra. Se io mi metto nei guai, lei mi salva e viceversa. È così che abbiamo gestito questa piccola città di pensionati. Italia, is possible? No. Qui abbiamo però uno scrigno dorato con un frutto unip. Frutto charm, frutto tama, ok. Niente male. Qui, strumentini. Devo farmi un goccetto prima di andare a letto. Sbadiglia, devo essere al meglio con il, per il bingo di questo pomeriggio. Classico pensionato. Nel letto trovo uno strumento nascosto. Punto. No, disturbare le loro pennichelle sarebbe un grosso peccato. Niente strumento nascosto. Andiamo di qua. Strumento dorato. Coupon 75%, mi sarebbe stato utile per quella grossa spesa. No, no, non fare troppo rumore qui. Il signore dorme ancora. Bene. Però c'è Teddy qui. Dai, voglio vedere Teddy. No, niente, non fa interagire con Teddy. Allora, usciamo. E ultima stanza. Strumento. Essenza eterea. Ok, abbiamo esplorato anche completamente il maniero da cui ora possiamo uscire. Perfetto. Quella cesta là non riusciamo ancora a prenderla. I nostri Cormon non hanno ancora combattuto, vero? No. Ed ora posso entrare però al cancello. Meglio non tenere quel cancello aperto troppo a lungo. Questi strambi vogliono stare qui. Quindi lasciamoli lì. Ok, e lo richiudiamo. Perfetto, siamo entrati nel maniero, ma... o meglio, nel monastero. Ma lo esploreremo nella prossima puntata perché questa finisce qui. Io ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.